Guardiamo questo oggetto meraviglioso. HP 5245L, contatore ma anche frequenzimetro, io suppongo. C'è una manopola rotta, purtroppo. Questo balla un po', manca un piedino. Manca un piedino qua. Calibrato nell'89. Dobbiamo dare un'occhiata dentro perché qua sicuramente ci sono dei rifa, dei condensatori che molto simpaticamente esplodono. L'apertura a scatto. Bello. Wow. Questa è la spugna, va bene, questa si sistema. Schede a non finire. Elettrolitici. Ventola libera. Forse i rifa sono sotto, vediamo. Io non vedo rifa, vedo elettrolitici, ma non vedo rifa. Sapete che dico? Io questo lo accendo, vediamo di fare il botto. Facciamo il botto. Io lo accenderei pure, se non avesse una di quelle spine del cazzo. Maledette. E allora ho preso una di queste, l'ho segata in mezzo e l'ho ficcata lì. E quindi mo vediamo con la lampadina in serie, vediamo che cazzo succede, vediamo se fa il botto, il fumo. Vediamo se possiamo divertirci con questo coso. Ok, questo è spento, vado, io gli do una botterella. Niente, interessante. Morto. Cosa non entra. Questa cosa non entra. Vediamo. Vediamo, forse devo tagliarlo. Siccome io ci tengo alla sicurezza, e allora ecco fatto. Ora di sicuro sì che scoppia tutto. Si è spento. Vediamo un po'. Oh, la lampadina si accende molto luminosa. E non diminuisce. Come mai? E la ventola
Aspettiamo un po'. Ok, questo esce, quindi essendo un pezzo in più, un'aggiunta, per adesso lo togliamo. Qui abbiamo con la lampadina 76 volt, la ventola si è sbloccata. Ma fra un po' la lampadina la togliamo. Ok. Amperometro in serie, qui è venuti fuori un'etichetta che conserviamo non so dove, la metto qua. Amperometro in serie, proviamo. Qui amperometro non misura un cazzo, però qua si accende. Che l'amperometro non misura un cazzo perché è messo in corrente continua. Imbecille. Beh, 600 mAh, non è male. Wow, questo coso funziona. C'è una cifra che non si vede. Cavolo. Che non sia normale. Questa cosa funziona. Temo che uno dei tubi Nixie sia guasto. Frequenza in kilohertz. Vediamo se i condensatori scaldano. Completamente ghiacciati. Ok, questa sarà dura perché recappato intanto un tubo Nixie è bruciato e questo già lo so perché li ho swappati e non funziona. Conta nel check ma non va avanti il conteggio, non prosegue, quindi c'è qualche problema qui in mezzo, o qui o qui. È probabile qui. I problemi di queste schede, se riesco a tirarne fuori una, è che questi fottuti transistor sono tutti al germanio.
hanno delle sigle umane, hanno sigle HP e non si sa che cosa sono. Maledetti, maledetti. E ce n'è un inferno. I condensatori fortunatamente sono tutti mica, mica cazzi. Questi sono sempre ottimi. Qui mi è svampata una resistenza, non so perché, ma me ne sbatto. E però PNP al germanio. Dovrò trovare dei compatibili russi. Eh già.